Salve a tutti e benvenuti a OPTO-STYLE Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo della fotoretinoscopy, che è una delle retinoscopie dinamiche, il cui sviluppo si deve a Karinen, il quale la denominò inizialmente come Static Photographic Schiascopy, e poi in seguito da Norcia venne ridenominata come fotoretinoscopy oppure fotorifrazione eccentrica. Lo scopo della fotoretinoscopia è quello di valutare lo stato rifrattivo in esaminati non collaboranti, oppure eventuali ametropie o amblyopie o strabismi, in maniera oggettiva. Il target in uso è il dispositivo stesso che viene utilizzato, che inizialmente era una macchina fotografica, mentre poi attualmente è un dispositivo un po' più complesso, diciamo, che somiglia dal punto di vista della forma della sua scocca esterna ad una macchina fotografica, ma è molto di più. La distanza di esecuzione è solitamente di 5-6 metri e quindi il dato oggettivo viene preso in relazione alla lunga distanza. Durante l'esecuzione l'esaminatore si pone frontalmente e simmetricamente rispetto all'esaminato e quest'ultimo viene invitato ad osservare e fissare il dispositivo in uso mentre l'esaminatore scatta una foto. Nello scattare una foto attraverso il flash della macchina fotografica oppure il dispositivo a infrarossi del dispositivo in uso, praticamente si va a creare e comunque a rilevare il riflesso retinico che viene poi studiato nella sua forma e nel suo colore. Quindi si va ad osservare dalla fotografia che è stata effettuata il riflesso retinico all'interno della pupilla, ovviamente, e da lì si ricava il risultato della fotoretinoscopy. Dunque, se abbiamo il riflesso retinico che copre un quarto del diametro pupillare, o meglio, un quarto della pupilla, dell'area pupillare, allora abbiamo praticamente una ametropia di un'entità da 0 a 1 di 3,50. Poi, se il riflesso retinico copre metà dell'area pupillare, allora abbiamo da 1,50 a 3 di 3 di ametropia. Se copre i tre quarti intorno alle 4 di 3,50, se copre l'intera area pupillare, allora avremo intorno alle 6 di 3 di ametropia. Poi, come facciamo a capire che tipo di ametropia è? Fondamentalmente dobbiamo valutare la posizione della falce che si crea, quindi dell'area pupillare coperta dal riflesso retinico rispetto alla posizione del dispositivo infrarossi oppure del flash. Ovviamente se è concorde e quindi sono dallo stesso lato avremo un'ipermetropia, se sono dal lato opposto allora avremo una miopia. In quel caso, poi ovviamente la valutazione la possiamo fare per le diverse direzioni principali, andando quindi a rilevare i due meridiani principali e vedere se c'è una differenza ovviamente a livello di ametropia e quindi se c'è un astigmatismo. Poi, sempre attraverso lo stesso strumento, possiamo andare a rilevare in maniera semplice e immediata praticamente i riflessi corneali e quindi la presenza di eventuali strabismi, oltre che la presenza di amblyopie e delle varie ametropie, in un modo prettamente semplice e immediato. Quindi ecco perché questa tecnica è molto utilizzata, soprattutto negli screening in infanti o bambini in età scolare e prescolare. Dunque, questo è tutto per quanto riguarda la fotoretinoscopy. Noi ci vediamo al prossimo opto video. Bella OPTO-STYLE!